Siamo tutti bravi, tutti bravi poi a parlare di altri, chi ha detto mongoloi, tutte le parole che ci sono altri, tutti bravi siete, tutti bravi. La squadra che ha corso 95 minuti c'è tutta parola. Coraggio avete! I 10, ma non lo sfidiamo per fare parole, non lo sfidi domani! Non lo sfidi domani! Non riceviamo i gol per grazia ricevuta come è scritto, ricordati! E neanche le vittorie! Ricordi questa roba qua, tutti contro abbiamo! Vediamo se come scrivete cosa ha fatto l'arbitro oggi, vediamo se lo scrivete! Scrivete quella con l'ingegnere, scrivete quella vittoria del Veneto, giusto così, della pitagina, Treviso giusto così, 6-0 di partita abbiamo vinto, complimenti, complimenti, questa è la mano che ci date! Se qualcuno va a fare qualche domanda, l'errore ci può stare, è che nessuno ce lo mette in evidenza sta roba qua, voi scrivete quello che volete ogni domenica, l'importante è che Treviso non faccia risultato, quello è il problema, siete tutti contro, ve lo dico io, si vede tra le righe, si, ogni lunedì quando leggo mi metto le mani nei capelli, domenica siamo andati a Sedico, abbiamo giocato contro una squadra che abbiamo fatto 12 palle gol, ci hanno scritto che hanno fatto un bunker, che hanno parato 5 palloni gli avversari eccetera. Voi, se facciamo una partita del genere, ci dicete che abbiamo sbagliato l'impatto della partita. È la verità, ve lo dico io, ve lo dico io, ve lo dico io. Siamo soli, abbandonati dentro lo spogliatoio. Nessuno di voi vedo un'altra settimana qualcuno che viene a vederci. C'è qualcuno di voi? C'è qualcuno di voi? C'è qualcuno di voi? E ora di dare una mano a questa squadra qua, non da tutti contro ogni volta. E ora di dare una mano. Abbiamo battuto il vittorio verde dopo 8 vittorie consecutive. Tutto normale. Anzi, hai fatto l'articolo 1 di un'altra settimana perché è stato espulso Esposito. È un mio presente che è stato esposito perché si è lamentato con l'arbitro, non perché qualcuno gli ha detto qualcosa dietro. Perché quel qualcuno là gli ha detto agli altri, non a lui. Ok? Mi sono staccato queste robe qua. Siamo sempre soli contro tutti. Tre ripartenze di dite, poi neanche la munizione e poi è stata ammonita per protesta. Calcio di rigore, mi sembra dentro la rigore, fuori aria. Tutto normale. Giusto così, normale. Normale scrivete che stiamo facendo fastidio, che non siamo una squadra. Scrivetelo. Ma non scrivete che abbiamo lottato 95 minuti, abbiamo creato 5 palle gol, in 10 contro 11. E abbiamo creato 12-15 con, perché siamo morti, per quello è il problema, siamo morti. Complimenti. Pensate che sia fuori di testa, sono bello carico questa spinea, sto lottando contro la spinea, mi carica questa roba qua, la mia spalla è uguale, si carica. Dateci una mano però, dateci una mano che al Treviso Calcio la squadra ha bisogno di darci una mano, non vi dice tutti contro. Ci state venendo contro, andate a rileggere tutte le virgolette, tra virgolette, andate a leggere tutto. Io sono lì che guardo tutto, sono stato in silenzio. Voglio vedere domani cosa scrivete. Giustamente ha meritato di strano. Di sicuro domani scrivete strano. Avete ragione. No, no, te lo dico io. Ecco perché se lo metto così, vorrei aver visto domani a prendere il giornale cosa veniva fuori. Ma non voglio neanche leggere domani. Adesso non voglio neanche leggere. Se volete fare qualche domanda, sono qua, perché poi mi viene detto che sento in conferenza stampa, parlo 30 secondi, non ho fatto l'intervista. L'ho fatto l'intervista e ho anche ben ribadito, se vi ricordate, e vuol dire tutto, che le due sconfitte erano di mia responsabilità. Penso che ho detto tutto, di più non posso dire, cosa volete dire? E qualcuno ha detto che io non sono venuto in conferenza stampa, o non ha detto nulla. Ragazzi, ci prendiamo in giro anche. Il Treviso è... siamo tutti esseri umani, ok? Sì, no. Le teste dei giocatori sono di teste umane, non sono robot, ok? Chiunque venga a giocare contro il Treviso dà l'anima durante le partite.